Buongiorno a tutti, come state? Bene, fra qualche minuto iniziamo la lezione a corpo libero. Procuratevi una palla piccola e poi al solito asciugamano e tappetino. 2 o 3 minuti ancora, poi iniziamo a riscaldarci. Ciao Maura, buongiorno. Buongiorno Cristina, buongiorno. Ciao Tina. Siamo quasi, eh? Aspettiamo le 8:30, precisi, e poi si parte. Eccoci. Allora, prendiamo posto. Buongiorno Manuela, ben trovata. Eccoci. Allora, vediamo chi è arrivato da Tiziana. Ciao Tiziana. Iniziamo. Allora, un po' di riscaldamento, al solito, una marcia sul posto. Muoviamo bene anche le braccia, eh? Ecco, senza sollevare completamente il piede. Su, ancora, marciamo bene, vediamo chi è arrivato. Anna, buongiorno, e Roberta, ciao Roberta, continuate su, marciare sul posto, bene, su anche le braccia, su, su, avanti. Continuiamo questo movimento ancora qualche secondo. Bene, spingo le braccia avanti, su. Buongiorno Francesca, su.
Su ancora avanti le braccia e poi su in alto. Slancio. Bene, poi in fuori. E giù. Stop. Porto le mani al ginocchio. Su ancora. Su, su. Stop. Mani vicino alla testa. Torsione, sempre sollevando un ginocchio. Alternato. Su, su. Su, su, avanti ancora, stop, sollevo le braccia e sollevo una gamba lateralmente, su, su. Continuate ancora. Stop. Convergo al centro con le mani, sollevo anche una gamba. Ancora qualche ripetizione. E stop. Buono. Sollevo le braccia in alto, distese, vado sulla punta dei piedi e ritorno piano giù. Punte e ritorno lento. In alto, vado sulla punta e ritorno lento. Su ancora. Su. Su, arriviamo a 10, eh? Su, ancora 2, 1 e stop. Passaggio delle braccia indietro, salendo sulla punta dei piedi. Controllo, non corriamo. Ancora uno, si inverte, e uno, e due, tre, quattro, e cinque. Stop. Mi piazzo bene, braccia rilasciate, giù lungo i fianchi, circonduzione completa delle spalle, su, inspira, inverto, e uno, due, tre, quattro, cinque. Sollevo e abbasso, 1, 2, 3, 4, abbassiamo bene le spalle, 5, stop, braccia in fuori, intrarotazione ed extrarotazione, 1, 10 volte, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abbasso. Di nuovo su, palmo in basso. Circonduzione a braccio disteso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, al contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E giù. Divari con le gambe. Andiamo con una mano a terra. Teniamo la posizione alcuni secondi. Bene, lo facciamo 3 volte. Su, su, cambio. Su, l'ultimo. Su. Bene. In piedi. Anche il prossimo lo facciamo per 3 volte. Tratteniamo la posizione in basso 10 secondi. Allora, vado al pavimento. Le braccia sono all'interno delle cosce. Da questo momento stacco le mani, spingo verso l'esterno. E trattengo 10 secondi, giù, bene, bassi, lascio e risalgo, scendo, trovo il pavimento, spingo verso l'esterno, i gomiti stanno dentro, non sopra le ginocchia, all'interno, spingo verso l'esterno, salgo. L'ultimo, pavimento, fuori, e ritorno. Bene, allora possiamo iniziare. Primo esercizio. Squat, semplice squat, tenendo la palla qui al petto, lo sguardo è avanti, le spalle basse e mi raccomando, la discesa controllata. Facciamo 15 ripetizioni, via, una, su, due, su. 3, 4, piano, 5, 6, 7, 8, ciao Gianna, buongiorno, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, pausa, ancora, via, 1, piano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4,
5, pausa. Prossimo, affondo, distanziare i piedi, ricordarsi del piede dietro, sta solo in appoggio sulla punta, il tallone sollevato. Mi concentro anche sulla palla, la comprimiamo leggermente con le mani. Lo sguardo avanti, 12 ripetizioni, 1, 2, piano giù, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, l'altra, distanza tra i piedi, comprimo, scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, in piedi, recupero 10 secondi, si riparte, prima gamba. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, stop, in piedi, cambio gamba, e andiamo con la seconda serie, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, 10, 1, 2 e stop. Bene, concludiamo la serie degli esercizi per le gambe, per gli arti inferiori. Con l'affondo laterale, gambe ben divaricate, attenzione alle ginocchia, come dico sempre, non facciamo andare indietro il ginocchio, ma cerchiamo di seguire la direzione della punta del piede, va bene? Allora, e di questi ne facciamo 8 per lato, alternando. Pronti? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ciao Stefano, e 8, stop, breve recupero, soliti 10 secondi, poi concludiamo, avanti,
Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Forza. Cinque. Sei. Sette. Otto. Stop. Bene. Allora, andiamo a terra. Facciamo un esercizio composto. Dunque, ci mettiamo in questa posizione. Come per fare una sorta di plank laterale, appoggiamo tutto l'avambraccio a terra, il gomito posizionato sotto la spalla, la gamba che sta a terra flessa. Faccio vedere, da questa posizione, mano appoggiata, prima sollevo il bacino, lo lascio su e muovo la gamba tesa, senza scendere, cercando di non scendere con il bacino. Va bene? Facciamolo 10 volte, due serie per lato. Dopo i primi 10 cambiamo lato. Va bene? E poi ripeteremo. Allora, senza fretta, trovo la posizione, sollevo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Molto bene. Cambio fianco. Avambraccio in appoggio. Gamba che sta a terra, flessa indietro, sollevo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, stop. Torniamo sul primo fianco. Alzo il bacino. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Sull'altro fianco, posizione, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Stop. Bene così. Passiamo a terra. Schiena a terra. Palla tra le ginocchia, stretta. Braccia in alto, ben distese a terra oltre la testa e continuando a comprimere la palla senza mollare, sollevo e scendo. Uno,
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque. Stop. Da capo. Li facciamo tutti per un paio di serie, eh? Via, uno, due, tre, rilascio gli utei, quattro, stringo, rilascio, stringo, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro e cinque, stop. Riportiamo le braccia a terra sempre, però più vicine ai fianchi. E facciamo questo. Faccio vedere. Solleviamo il bacino e tenendo sempre la palla, faccio compiere al bacino delle circonduzioni, dei movimenti in circolo. Ok? E ne facciamo lentamente 5 in un senso, 5 nell'altro, per due serie. Solleviamo, piano, su, 1, completo, 2, 3, 4, 5, si inverte, 1, 2, 3, 4 e 5. Mi appoggio per pochi secondi. Ancora sollevo. Via. 1, 2, 3, 4, 5. Si inverte. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Mettiamo un attimo via la palla. Allora, prossimo è ancora una volta un esercizio composto praticamente dal plank a braccia tese, senza cedere in basso, sollevo una gamba alternata alla volta. Va bene? Allora, 8 volte per gamba, su, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, appoggio le ginocchia, pochi secondi di recupero. Via ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Mi
riposiamoci mezzo minuto, tenendo la posizione di allungamento in preghiera. Bene così. Allora, rimaniamo in questa posizione e facciamo due esercizi, uno di seguito all'altro. Facciamo un piegamento sulle braccia, un push up, scegliete se tenere le ginocchia in appoggio oppure le gambe protese dietro. Va bene? Ricordiamoci che i gomiti non vanno troppo all'esterno. Fatti i piegamenti sulle braccia, faremo 8 ripetizioni per lato, alternando i lati, di distensione braccio gamba opposti. Va bene? Questi due esercizi li faremo per 2 volte. Allora, iniziamo. Cerchiamo di arrivare più avanti possibile con le ripetizioni. Io conto fino a 15. Vai, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, su, 8 alternati. 1, 2, 3, 4, 5, su ancora, 6, 7, 8 e mi riposo. Seconda serie. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, su, posizione quadrupedica, 8 distensioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, ancora allungamento,
passiamo a lavorare sull'addome. Allora, cominciamo da questo. Ci sediamo con le gambe distese avanti, la palla tenuta a braccia distese. Questo si fa lentamente, controllando la discesa e risalendo quando sentiamo di perdere l'equilibrio. Allora, 8 ripetizioni lente, indietro, 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 1, piano, 2, giù il mento, 3, giù, 4, 5, 6, 7, 8, riposo. Ripetiamo. Giù, piano, piano. Uno. Inspiro. Due. Tre. Quattro. 5, 6, 7, 8, stop. Rimaniamo sempre in posizione seduta. Possiamo per questo esercizio tenere i piedi giù, terra, oppure sollevati, va bene? Il movimento è quello della torsione, seguendo il movimento anche con lo sguardo, non fatelo solo con le braccia, eh? E facciamo 10 torsioni complete, cercando di portare la palla a toccare, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pausa. Ancora, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop, e si scende a terra. Allunghiamoci. Lasciamo per il momento la palla. Esercizio molto buono, che ogni tanto ritorna a lezione. Facciamo almeno 8 ripetizioni per lato e ricordiamoci di non slanciare la gamba sotto, cioè non ci si dà la spinta con la gamba,
ma tutto con l'addome. Bene? Il tallone torna a sfiorare il pavimento. 8 ripetizioni. Fate affidamento anche sulle braccia, eh? Via. 1. Torna a sfiorare. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Stop. Inverto la posizione delle gambe. Via. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Stop. Recupero. Via ancora, seconda serie. Via. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Stop. Cambio lato. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, allunghiamo. Ok, adesso nel prossimo faremo una pedalata delle gambe muovendole insieme, cioè le gambe sono unite come fosse una sola, va bene? Si fa piuttosto lentamente e si controlla il tratto lombare soprattutto, che deve rimanere giù, schiacciato. Quindi ne facciamo 5 in avanti, 5 indietro. Mi raccomando, lentamente le stacchiamo, le teniamo unite, controllo che la schiena sia giù, via. 1, 2, 3, 4, 5 e ora indietro. 1, 2, 3, 4, 5 e riappoggio. Si recupera. Bene, seconda serie, via, su, 1, non troppo in basso, su, 2, 3, 4, 5, invertiamo, 1, 2, piano, 3, 4, 5 e si appoggiano, allungatevi, recuperate mezzo minuto respirando e mantenendo la posizione di allungamento. Buongiorno Enrica. Ciao Daniela, ciao!
recuperiamo ancora. Allora, prendo il cronometro. Ancora core. Quindi plank normale. Con posizione mantenuta bene, così. Allora, tre ripetizioni da 30 secondi, il recupero 15 secondi, bene? Quindi finita la prima, appoggiate le ginocchia, vi prendo 15 secondi e poi vi do il via per ripartire. Pronti? Allora, assumere la posizione, via. Si tiene compatta la zona addominale, eh? Stop, appoggio e recupero solo 15 secondi. Bene. Stop con il recupero. Via la seconda ripetizione. Su. Siamo quasi. Stop, recupero. Pronti a ripartire? Via con la terza, su. Bene così, ultimi secondi e stop. Bene, recupero. Recuperate. Grazie Juan, grazie. Grazie, mi fa piacere che ti piacciono gli esercizi. E soprattutto che tu li esegua sentendo il beneficio. Grazie ancora. Bene, allora, il prossimo è, lo facciamo da una posizione in cui non lavoriamo quasi mai, invece dovremmo, e senza trattenere troppo la posizione, facendo anche attenzione a non forzare i polsi tenendo troppo indietro le dita. Mettetele in una posizione comoda, teniamo le braccia ben distese, non buttiamo indietro la testa e facciamo 8 ripetizioni sollevando e riappoggiando, va bene? Non troppo violento, eh? Pronti? 2 serie di 8. Via la prima. 1, 2, 3, 4, piano, 5,
6, 7, 8, ci riposiamo. Ok, facciamo la seconda serie. Le braccia sono ben tese, è normale sentire un certo impegno qua dietro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, benissimo. Andiamo a terra. Rilassiamo un momento la schiena. Cambiamo lato. Abbracciamo tutte e due le gambe per 10 secondi. Buono. Facciamo l'ultimo esercizio per la zona lombare, per la schiena. Allora, da questa posizione, con braccia in fuori, dobbiamo sollevare il busto, le gambe rimangono giù, Solleviamo il busto facendo anche un piccolo movimento con le braccia, quindi questo, bene. Senza correre, 10 ripetizioni, portando il palmo in avanti e poi ritornando giù. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Riposiamoci. Cercate di fare quel piccolo movimento. Bene? Con la mano, ma soprattutto con la spalla, Andiamo con la seconda. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Buongiorno Rich. 9, 10, ottimo. Allora, cominciamo, facciamo qualche minuto di stretching e relax. Ci mettiamo nella posizione di quadrupedia, teniamo il collo allungato, quindi la testa distante dalle spalle, e muoviamo solo il collo. Ritorno qui in basso, ritorno basso, ancora uno.
Bene. Teniamo sempre la testa lontana dalle spalle e facciamo torsione destra, sinistra. Una, destra, due, tre, quattro, cinque. Poi faccio lavorare tutta la schiena, fuori l'aria, inspiro, fuori, ancora due volte, ultimo, su, rimaniamo in ginocchio, bene, portiamo un braccio avanti, con l'altro braccio lo aggancio, lo lascio, l'altro braccio avanti, aggancio, lo lascio, su in allungamento, giù, stendo una gamba, spostandola leggermente all'esterno, senza incurvare, sposto il busto in avanti, inclinandolo sulla gamba. Se vi viene bene particolarmente, potete allungarvi un po' di più. Non incurvate il dorso, eh? Piano. Si esce dalla posizione e si va sull'altra. Bene, ci alziamo in piedi. Ciao Federica. Ci alziamo. Teniamo braccio in alto, vicino alla testa. E scivoliamo sull'altro lato. Scendendo lungo la coscia, verso il ginocchio, teniamo qualche secondo, ritorniamo, scivoliamo sull'altro fianco, ritorniamo, appoggiamo le mani sulla nuca, senza forzare, buono, inspiriamo sollevando lentamente le braccia, su e poi le facciamo cadere, buttando fuori l'aria, su. Inspiro, inspiro, su ancora uno, bene, bravi, abbiamo finito anche per stamani, grazie Francesca, e io vi ringrazio per aver partecipato,
per avermi seguito. Continuate a seguire tutte le dirette online. E che altro dire? Al solito, speriamo di rivedersi da presto, va bene? Lo so, è una cosa che diciamo sempre, ma perché tutti i giorni speriamo in una notizia o più notizie positive. Bene? Grazie Maura, grazie a tutti, un grande abbraccio e un saluto caro a tutti. Grazie. Ciao, ciao Tina, ciao Francesca, ciao Roberta. Forza, eh? Così avanti. Ciao!